La compassione del Signore non cede mai, non scade mai nel buonismo, nel sentimentalismo. Le sue lacrime non cancellano la realtà, non tolgono a noi la libertà. E questo il cuore del Vangelo, il cuore della rivelazione, dalla prima pagina della Genesi. Dio ci ha creato con un amore infinito, noi siamo l'incarnazione dell'amore di Dio. Dio è uscito da se stesso e come dire, si è prolungato in noi creandoci la sua immagine e somiglianza come un'opera perfetta. Però questa perfezione reca in sé il sigillo della libertà e Gesù piange per rispettare la nostra libertà. La sua commozione, la sua compassione, il suo fremere di amore per noi è qualcosa che forse noi non conosciamo, perché è molto difficile, è divino lasciare veramente libero l'altro. Mi diceva Benedetto XVI nella enciclica sull'amore: Dio arriva al punto di rivolgere se stesso contro se stesso, non toccando la nostra libertà e lasciando che noi lo rifiutassimo e uccidessimo il suo figlio, che sembra una cosina così, che tanto abbiamo sentito tante volte, tutti i giorni, e invece è una cosa molto molto profonda, perché tocca le fondamenta della nostra vita, perché tutto si gioca in questa visita, nell'accogliere o non accogliere la sua visita. Tu riconosci la visita del Signore? Io riconosco la visita del Signore oggi, cioè Lui mi visita attraverso le persone, attraverso gli eventi della nostra vita. È Lui che cerca noi, sempre. Sto alla porta e busso. Quando vedrete questi segni, ricordatevi, aprite gli occhi, abbiate discernimento, perché è Lui alle porte. Allora il demonio si mette lì, tra la visita del Signore e noi, e comincia a dire che quella non è la visita del Signore, ma è la nostra sfortuna, è qualcosa che viene per farci del male, per distruggerci. E sempre ritorniamo ad Eva e Adamo davanti, più Eva che Adamo, la verità, davanti all'albero nel Genesi. Tu e io riconosciamo oggi la visita del Signore nell'atteggiamento di quella persona, in questo che devi vivere, che sei chiamato a vivere e dal quale non puoi scappare, dalla volontà di Dio. Tu riconosci nella volontà di Dio, io riconosco nella volontà di Dio la visita del Signore, che viene a condurmi alla pace escatologica, alla pace vera. La pace è tutto. Per Gerusalemme la pace è di fatto il nome di Gerusalemme, porta dentro di sé pace. Perché? Perché Gerusalemme è un frammento di cielo sulla terra. Gerusalemme è il sigillo dell'amore di Dio, c'è il Tempio, c'è il cuore stesso del popolo, c'è la Torah, c'era il rotolo della Torah nel Tempio, c'era la parola di Dio, c'era la rivelazione, c'era tutta la storia. L'hanno perduta, hanno perduto il frammento di cielo sulla terra, perché non hanno riconosciuto come Dio li visitava. E quindi anche il memoriale, il luogo dove celebrare, dove riunirsi, dove vivere la comunione come popolo, tutto l'hanno perduto, perché non sono andati oltre il segno, non sono andati mai al significato, come accade tante volte a noi, e soprattutto hanno fatto alleanze con popoli stranieri, si mettono tutti insieme e hanno ucciso il Messia, hanno ucciso il Signore con gli odiati romani, hanno chiamato Kyrios a Cesare, una cosa impressionante. E quello succede tante volte a noi: non riconosciamo il Signore e chiamiamo Signore ciò che ci sta uccidendo, ciò che ci sta opprimendo. Impressionante, ma è vero. Allora, le lacrime del Signore però non possono nulla con questo, nel senso che non vengono e dicono: no, ti obbligo ad accettarmi. Non è così. E questa è una parola molto forte per noi, innanzitutto di conversione. Oggi ho discernimento, oggi so riconoscere la visita del Signore, perché non è soltanto una visita di un aguzzino che gli piace farmi del male attraverso quell'atteggiamento ostile di quella persona, o attraverso una malattia, attraverso una difficoltà.
una sofferenza, una frustrazione, un'umiliazione. No, dietro a tutto c'è l'amore geloso del Signore che vuole strapparci dalla menzogna, dall'alienazione, vuole distruggere l'uomo vecchio e indurci ad alzare bandiera bianca e dire: fai tu, Signore, fai tu, guarda, io non so amare, io non posso sopportare, per me è una cosa troppo grossa questa che mi sta davanti, io non ce la faccio a entrare qui, guarda, mamma mia, sono andato a vedere quello che devo fare, la strada che devo intraprendere, già mi sento male. E questo lo dicono tutti i salmi, se leggete i salmi: tu sei la mia roccia, tu sei la mia forza, tu sei il mio potere, mi hai dato agilità come di cerva, tu addestri le mie mani alla battaglia, tu. Allora, che questo si compia nella nostra vita, per questo il Signore ci visita, per farci nuovi, per ricondurci alla verità. Dall'altra parte ci chiama a questa libertà enorme, che è divina. Chi ama così? Quale madre veramente ama così suo figlio? A parte che poi è inevitabile, deve lasciare. Non può obbligare il figlio, e quando questo succede sono macelli enormi, in quanti figli sono legati morbosamente alle loro madri e non sanno prendere la minima decisione, sono lì annodati, o al padre, normalmente più con la madre, no? Ma quanti ragazzi si annodano nelle relazioni anche a 15-16 anni, passionali, per cui dipendono completamente dall'altro e non possono lasciare l'altro. Adesso poi con i mezzi di comunicazione, no? Stai 24 ore su 24 connesso con l'altro, non hai la libertà di nulla. Mi sparavo con una persona, dico: ma guarda che c'è una castità e un rispetto dell'altro che non è soltanto a livello genitale, per cui non la scopri, non la spogli, no? Ce n'è una anche forse più profonda ancora, che è quella di rispettare la sua anima, di rispettare il cammino che Dio sta facendo con lei o con lui, per cui non spogli la sua interiorità. Non vuoi mettere a nudo ciò che c'è nella sua anima, nei suoi pensieri, nella sua vita interiore. C'è un pudore dell'anima e oggi c'è questa mentalità per cui: ah, se io sto con te tu devi dirmi tutto. Dobbiamo essere un corpo e un'anima in tutti i sensi. Non è vero questo, assolutamente. C'è un lavoro, c'è un rapporto per esempio con il Signore che ognuno di noi ha e che è nostro. Ci sono delle sofferenze, dei dolori, dei tempi di maturazione, delle cose che, nelle quali io non posso entrare. Ma nemmeno una madre può entrare nella vita del figlio in quel modo, o un genitore. Figurati un fidanzato con una fidanzata o un marito con una moglie. C'è qualcosa che è segreto, ma non perché non c'è amore in questo sentimentalismo bieco, ma perché c'è un rispetto della santità, dell'onore, della dignità dell'altro, e che io non posso toccare, non posso violentare, non posso entrare nel santo dei santi di ciascuna persona, dove Dio sta operando con loro. E dove Dio si rivela solamente a quella persona, nei modi e nei tempi che Dio sa, perché ama in modo unico e ripetibile quella persona come nessun altro può amarla. E io vorrei cambiare. Vorrei sostituirmi a Dio nei rapporti con quella persona, con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, con la mia fidanzata. Vorrei essere io il suo Dio. Questo è la base di ogni concupiscenza e di ogni peccato che inerisce alla sessualità e poi all'interiorità, lo sfregio al pudore, alla castità, un sacrilegio nei confronti del corpo stesso di Cristo che abita nel corpo, nella persona che mi è accanto e che io voglio toccare, possedere, scoprire, entrare nelle fibre più intime della sua anima, laddove soltanto Dio può entrare perché è il suo posto e io voglio usurpare il posto di Dio nell'altro per sentirmi amato, per sentirmi vivo, per sentirmi Dio. È il peccato originale, le cui ferite portiamo ancora dentro e che arrivano alle relazioni con gli altri. Vedete quello che dice Genesi? Il tuo istinto sarà verso tuo marito, ma lui ti possederà. Questo è l'attentato alla libertà, all'immagine e alla somiglianza di Dio nell'altro. È quello che accade tra i fidanzati, nelle relazioni prematrimoniali, nello stare attaccati morbosamente, ma anche nelle relazioni tra marito e moglie e anche nelle relazioni tra i fratelli, tra le persone, dove vogliamo possedere gli altri attraverso la conoscenza intima e profonda di ogni aspetto della vita, dei pensieri dell'altro, per poterli poi gestire, manovrare, condurre, possedere. Perché nei miei schemi, nella mia grande sapienza, non dovrebbe soffrire questo, non dovrebbe pensare così e dovrebbe pensare a me, che sono il suo Dio. E quindi va insieme,
E oggi in questa società dove il pudore è praticamente una delle parole più desuete, più dimenticate, ma c'è il pudore del corpo e il pudore dell'anima, vanno insieme, il grande fratello, lasciamo perdere che si reciti, ma è tutto un grande reality. Io devo costantemente mettere su Facebook, su Instagram, ancora peggio, tutte le cose che faccio. Da dove viene questo? E poi il modo di vestirsi, che non conosce pudore, sia nelle ragazze, nelle donne, che negli uomini, un'ostentazione di se stessi, delle proprie forme, del proprio essere, per attirare l'attenzione. Certo, c'è la vanità femminile e maschile, ma c'è qualcosa ancora di più, l'impossibilità di essere, l'impossibilità di vivere in un pudore che difenda la propria interiorità attraverso la propria esteriorità. Tutto congiura contro il pudore, che è difesa della mia interiorità, laddove si realizza il mio rapporto intimo, esclusivo e unico con il Signore, l'unico che dà valore, consistenza, autenticità alla mia persona e quindi alla mia vita. Da dove viene tutto questo? Innanzitutto, da quando ho tagliato con Dio, non ho accolto il suo amore come Adamo ed Eva e mi sono ritrovato nudo. Non ho più dignità e valore, quindi ho perso il pudore, mi vergogno, eppure per coprire la vergogna mi spoglio di più, cerco di apparire di più, illudendomi di rivestire la vergogna con un'apparenza futile, falsa, che non esprime un contenuto che ormai non c'è più, l'amore di Dio dentro di me. Ma questa ipocrisia di fondo si rivela nel fatto che non avendo consapevolezza del valore infinito che abbiamo noi, tantomeno diamo valore all'altro. Per questo banalizziamo completamente le nostre relazioni, viviamo tutto in una pornografia continua, dove con un clic spogliamo l'altro, entriamo nella sua intimità per possederla, per soddisfare le nostre concupiscenze. L'altro diventa un oggetto di cui fruire, da possedere, da spogliare nel corpo e nell'anima. Per questo non abbiamo rispetto dell'altro, siamo irretiti in una carnalità e morbosità totalizzante, sollecitata dalle immagini, dai media, da internet e dalla sessualizzazione della società. Siamo incapaci di rispettare l'altro nella sua dignità infinita. Per questo non possiamo accoglierlo così com'è, non possiamo accogliere la salvezza che si nasconde in lui, Cristo che ci visita attraverso l'altro, come appare di Gerusalemme nel Vangelo, incapace di accogliere la visita del Signore. E non avendo accolto lui, non hanno accolto la loro vita, la loro salvezza, la loro gioia. La conseguenza sarà la distruzione, ma non perché Dio manda i castighi, come dopo il peccato originale, tutto si rivolgerà contro te, tutto sarà innaturale. L'unica via, che è la via della pace, che corrisponde alla nostra natura, è stare in comunione con Dio. Allora ogni cosa intraprenderemo riuscirà bene, nella benedizione, nella pazienza, nell'abbandono confidente a Lui. Ma il Signore piange per amore, perché questa è una delle pagine più belle sull'amore di Dio. Gesù è il Figlio di Dio, Dio che piange per te. E nelle sue lacrime puoi ritrovare il pudore, l'innocenza che hai perduto. Nel suo amore incorruttibile possiamo ritrovare il valore della nostra vita, della nostra persona, della nostra anima e del nostro corpo. Gesù piange per amore e non ti tocca. Farà tante cose, ha mandato profeti. Quante exit strategy, quante vie di uscita ci ha dato per uscire dalla nostra superbia e accoglierlo, per convertirci. Ma se tu ti ostini, se io mi ostino, lui non fa come fa l'uomo. Non ti obbliga, non ti fa ti ama infinitamente fino all'ultimo momento, ma ti lascia libero. Offre tantissime possibilità, ma ti lascia sempre libero. Mai coarta, mai distrugge la tua libertà, come invece facciamo noi. Il femminicidio viene da quello, che poi questo neologismo assurdo. Perché? Perché se l'altro mi dà la vita e l'altro è libera di andarsene con un altro, io sono finito. Perché mi sfugge di mano il potere su di lei. Perché avendo potere su di lei, se lei, la moglie o la compagna che sia, mi dà l'esistenza, io vivo perché lei mi dà la vita. Quando lei va con un altro mi toglie la vita. E quando io provo, riprovo a riprendere, e lei no, la mia vita finisce. Che devo fare? Devo uccidere chi mi ha ucciso. Ma questo lo facciamo tutti i giorni. Non arriviamo ad uccidere, ma nel cuore uccidiamo il fratello che non fa quello che dico io, che non mi ama come io esigo. Invece nel Vangelo appare che il Signore umilmente si ferma al confine che tu gli metti davanti. Questo è l'amore vero.
confidando che, lasciando libero l'altro anche di distruggersi, la distruzione di Gerusalemme che abbiamo ascoltato nel Vangelo, terribile, conseguenze terribili alla chiusura nei confronti del suo amore, questa distruzione sia la possibilità di convertirci. Dice San Paolo, queste parole terribili che molte volte non capiamo, nella Chiesa sono state le scomuniche, eccetera, tanta ignoranza ci impedisce di leggere le cose come sono state veramente, dice: abbandonatelo a Satana, chissà che non si converta. Contro se stesso, in un certo senso, Gesù e Dio si deve lasciare libero come il figlio prodigo che sperimenti fino in fondo la morte. Una madre nevrotica, compassionevole nel senso carnale, non lo può sopportare e così distrugge un figlio drogato, non essendo severa. Non piangendo veramente per il figlio, accoglie il figlio che lascia la moglie, se ne va con un'altra e fa un macello. E quello non è amore. Che il Signore ci dia questo amore libero, puro, casto, che rispetta l'altro, che ha il potere di fermarsi di fronte all'altro. Per questo dobbiamo avere noi vita eterna dentro. L'altro non mi può dare la vita, nemmeno mio figlio, nemmeno la persona più cara di questa terra mi può dare la vita, è solo Dio. Allora queste lacrime bagnino il nostro cuore, se non è acqua del battesimo ci convertano oggi e ci introducano in un cammino nuovo di amore vero nella comunità. Questo è importantissimo, queste lacrime di amore l'una per l'altra, rispettando l'altro nella diversità, nei suoi tempi. Non si possono scrivere a tavolino i tempi e i modi della conversione personale e dell'altro. In un cammino di conversione. I tempi li detta Dio, che si adegua con amore alla nostra libertà, con pazienza infinita, rispettando la nostra libertà. Per questo non sappiamo quando l'altro si aprirà al Signore. Magari una persona necessita 5, 6, 7 anni di formazione. Non è che decido io quando quello si converte, quando quello si riconcilia con i genitori, quando quello... No. Io nella mia vita, ancora oggi, sto scoprendo cose che... Quanto tempo ci vogliono le persone per scoprire l'amore di Dio? Dio sta lì piangendo, dicendo: mannaggia, perché stai soffrendo questo? Non vorrei, ma non posso fare nulla. Il mondo abortisce per amore. Il mondo tocca la vita delle persone e li uccide con l'eutanasia. Per compassione. Perché non può sopportare alla vista la sofferenza e il dolore. Chi ama prende su di sé il dolore e la sofferenza dell'altro, lo rispetta. Gesù Cristo sulla croce, questa è la lacrima di Dio. Nel senso di Passion, quando arriva quella lacrima, quando Gesù muore, dal cielo arriva quella lacrima che poi dopo diventa pioggia, no? E questo, la lacrima del Padre è Gesù. Poteva spazzare via tutto, fare giustizia, uccidere tutti i peccatori, e invece si è fatto inchiodare. Questa è la lacrima, e quel sangue è ricaduto su di noi, salvandoci. Che possiamo fare questa esperienza e vivere questo amore l'uno per l'altro, che solo può avere chi ha sperimentato la vittoria di Cristo sulla morte, che c'è una prospettiva celeste che non si gioca tutto qui, neanche per mio figlio. Non si tratta che stia bene qui, ma che entri in cielo mio figlio. Che forse dovrò morire e non vedere mio figlio salvato, e forse mio figlio si salverà all'ultimo momento, perché è libero, come sono libero io. E come il Signore mi ama, piange per me, rispettando la mia libertà.